è positivo. Le opinioni degli imprenditori sono un elemento fondamentale dell'economia politica, ma devo dire anche del governo dei territori. L'opinione dei cittadini è importantissima e abbiamo dunque oggi da registrare un successo senza se e senza ma. Questo successo ovviamente diventa oggetto di commento oggi, cioè come è potuto accadere che, diciamo, in così poco tempo si sia sostituita una opinione depressa, non speranzosa, con invece una visione più ottimistica e più positiva. Io credo, se conosco i baresi, semplicemente si è ricreato un meccanismo di appropriazione, di riappropriazione della fiera come uno degli elementi costitutivi della nostra vita quotidiana. I baresi hanno una capacità, come posso dire, di esprimere il loro assenso o dissenso attraverso la partecipazione. Quando una cosa non gli va, non fanno manifestazioni o semplicemente non ci vanno, non li vedi più, li perdi dalle mani, ti danno dei segnali, come posso dire, alle volte anche difficili da percepire, raramente sono chiarissimi, ma quando non partecipano più ad un evento e non lo sentono più proprio, devi prenderne atto, devi renderti conto che hai perso l'elemento fondamentale che serve a muovere una città e a muovere una comunità, il rapporto con le persone. È chiaro che la campagna di comunicazione ha avuto la sua importanza, ma è evidente che nessun comunicatore, anche il più bravo di tutti, come probabilmente in questo caso, non è in grado di comunicare ciò che non esiste. Cioè, bisogna avere un elemento emotivo che evidentemente il management della fiera è riuscito a costruire, ripeto, in poche settimane e in pochi mesi, attraverso gesti anche antichi, quelli per esempio di considerare tutta una serie di piccoli elementi, anche il costo del biglietto, la modalità con la quale comunicare, restituire nella comunicazione la fierezza della fiera, che sembra un gioco di parole, ma per i baresi essere fieri delle cose proprie è un elemento centrale. E quindi tutti questi interventi evidentemente sono stati letti, ripeto, da un management plurale, anche questo è un elemento fondamentale. Se nella città di Bari qualcuno si vuole servire del comune, della provincia, della fiera per fare i fatti suoi, i baresi nel giro di pochi secondi se ne accorgono e ti salutano. E se invece c'è la volontà di costruire qualche cosa che sia di tutti, è molto più facile coinvolgere le persone. E devo dire che chi ha agito in prevalenza ha agito sulla base di un'antichissima memoria, perché le persone che si sono mosse su questo scenario sono persone che per storia personale appartengono all'economia di questa città da moltissimi decenni, direttamente e attraverso i loro predecessori, i loro avi, ed evidentemente questo elemento identitario della fiera era facile da interpretare. Adesso non voglio togliere loro dei meriti, però è evidente che per il professor Padrone Griffi capire che cos'è la fiera non è una cosa particolarmente complicata. C'è nato dentro come moltissimi di noi. La stessa cosa vale per il vicepresidente De Santis, che insomma il nostro unico timore è che lui trascuri le sue cose, perché come devo dire alle volte mi capita anche nell'amministrazione comunale, bisogna dirgli adesso vattene a casa, perché passa il suo tempo qui dentro dalla mattina alla sera con una passione straordinaria. Devo ovviamente anche ringraziare il Presidente della Camera di Commercio, che è un altro conoscitore approfondito dell'animo della città, che però non si è mai limitato ad assecondare anche alcuni aspetti probabilmente non perfettamente progressivi della nostra personalità. È sempre stato capace, partendo dalla realtà, di immaginare una baresità diversa, più tesa verso la modernità, e il suo sostegno è stato estremamente importante, come è stato importante il sostegno della provincia, della regione, perché nel giro di poco noi abbiamo finalmente liberato questa grande energia legata alla fiera. Chiudo ringraziando tutti coloro che hanno partecipato gratuitamente, perché la partecipazione gratuita è il vero segreto della fiera. La fiera è nata così, è nata come un'impresa di baresi che ha
che non pensavano, diciamo così, ai compensi, a quello che ne potevano ricavare personalmente, ma pensavano che fosse un mezzo di promozione del territorio e dell'economia locale. E quindi, come un volontariato, si sono messi a lavoro. Certo, questa cosa smentisce il convincimento dei più, cioè che in alcune materie occorre il professionismo e occorra l'incentivazione, perché l'incentivazione vera di una impresa collettiva, comune, comunitaria, come quella della fiera, non è data dai compensi, è data dalla volontà, dalla determinazione e dalla visione del futuro. Questa è stata realizzata e mi permetto di dire, perché è anche giusto che lo dica, che questa edizione è quella più vicina, tra le tante che ho vissuto in questi 10 anni, è quella più vicina alla visione anche dell'amministrazione comunale. E di questo credo se ne vede assolutamente chiaramente l'impronta, perché probabilmente è un'edizione più facile da intendere per i baresi anche per questa ragione. Grazie.